Vediamo l'esperimento di Thomson. Questo è l'apparecchio di Thomson, essenzialmente un selettore di velocità, composto da un condensatore piano e due bobine di Helmholtz intorno al condensatore. Il condensatore serve per generare un campo elettrico e le bobine per generare un campo induzione magnetica. C'è qui un cannoncino elettronico che emette elettroni. Questi elettroni, questo fascio di elettroni viene accelerato da una tensione anodica, questo è l'anodo. Una volta che viene accelerato, gli elettroni vanno su questo cartoncino che è ricoperto di un materiale fluorescente e quindi quando viene investito dagli elettroni il cartoncino lascia una traccia luminosa di colore azzurro. E l'esperimento consiste nel misurare il rapporto tra la carica e la massa dell'elettrone e su L. Fai un attimo, sto.